Cari amici di Radio Roma Sport, ciao da Alberto Fiano, eccoci con l'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma, dopo Roma-Juventus del 13 maggio, ovviamente corrente anno. Che dire, era quasi una sorta di amichevole di lusso, visto che la Roma ieri con la sorprendente sconfitta dell'Inter dell'ex tecnico Spalletti in casa con il Sassuolo si è letteralmente suscitata, consegnando la Champions matematica alla Roma, e la Juventus ormai con due partite da giocare e con 6 punti di vantaggio sul Napoli era virtualmente campione d'Italia. Quindi una sorta di amichevole di lusso, come abbiamo detto, una partita giocata solamente fino al 60-65esimo, dove le squadre hanno un po' provato a pungersi un pochino, soprattutto la Roma, che purtroppo ha evidenziato nella prima mezz'ora del primo tempo la solita pecca, ossia la mancanza di quel cinismo, visto che con un buon pressing mirato e portato nella tre quarti di campo juventina era riuscita ad imbastire azioni pericolose che purtroppo poi proprio nell'ultimo sono mancate, vuoi un po' per mancanza di precisione, vuoi un po' anche per mancanza di quella cattiveria, di quel cinismo che bisogna acquisire per diventare una grande squadra. E purtroppo ancora la Roma non ha completato questo processo. E, dopo l'espulsione di Nainggolan al 65esimo, le due squadre hanno fatto accademia attendendo il fischio finale che sanciva l'ennesima partita per la Roma con il cosiddetto clean sheet, ossia a reti inviolate, e dava quel punto che la mantenere al terzo posto, che bisogna mantenere fino alla fine, perché è un posto d'onore, perché dà prestigio, perché dà 5-6 milioni di euro in più rispetto a un quarto posto, e perché poi anche nella compilazione del prossimo tabellone di Coppa Italia, se non andiamo errato, è importante insomma anche la posizione che si ottiene nel campionato ancora in corso, che terminerà appunto fra 8 giorni, quel 20 maggio prossimo venturo, dove la Roma andrà in scena a Sassuolo per l'ultima fatica di questa stagione, che l'ha vista comunque protagonista soprattutto di una straordinaria cavalcata in Champions, un sogno interrotto proprio sul più bello ad un gol dal traguardo, che poteva far sì che la Roma allungasse ancora questa stagione fino al 26 maggio, ossia al giorno della finale di Kiev, che invece vedrà di fronte Real Madrid e Liverpool. La cosa che ci dispiace è che in campionato magari si poteva fare qualcosa di più, perché ovviamente 6 sconfitte casalinghe e per giunta contro 5 squadre che ti stanno dietro in classifica sono troppe, e poi è uscita troppo presto la Roma dalla lotta a scudetto. Speriamo che il prossimo anno ci possa dare quell'emozione, quel pathos per lottare fino all'ultimo per lo scudetto, fino all'ultima giornata. E questo è quello che ci auguriamo tutti quanti e che vogliamo. Ora la passa alla società. Fortunatamente quest'anno, vista anche la grande Champions fatta a livello economico, sono entrati molti forze fresche di denaro nelle casse, nel bilancio della Roma, e quindi non c'è quell'impellenza di vendere per forza un big entro il 30 giugno per coprire quella falla lì per il fair play finanziario, e quindi si può operare in modo mirato, in modo da poter proprio colmare quelle lacune che questo organico ha evidenziato quest'anno, con giocatori di spessore, ma soprattutto con giocatori che abbiano fame, con giocatori di spessore tecnico, ma soprattutto anche di spessore mentale, che portano a Roma quella mentalità vincente che ancora a volte è un po' ha latitato. Comunque Di Francesco, soprattutto sotto l'aspetto psicologico, ha fatto
un grandissimo lavoro, e quindi speriamo che la società e i giocatori che ci sono, che resteranno e che verranno, lo continuino a seguire su questo viatico molto ben tracciato, per iniziare finalmente quel processo che fa sì che si diventi da una buonissima squadra una grande squadra, e una grande squadra lotta e ambisce e conquista trofei, ed è ora per la Roma di tornare a farlo questo. Quindi abbiamo avuto l'impressione dopo che Roma-Liverpool 4-2 che stesse comunque nascendo un qualcosa, e lo confermiamo anche questa sera, e che sia ecco di buon pro per la stagione che poi andrà a incominciare il 19 agosto prossimo, ovviamente sempre in corrente anno. Altro non abbiamo da dire, io vi ringrazio per l'ascolto di questo punto sulla Roma. L'unico rammarico è vedere festeggiare la Juventus acerrima rivale nel nostro stadio. Ecco, che non accada più, speriamo che anche questa preghiera venga accolta, perché si vadano a festeggiare su altri campi o a casa loro, ma non più qui a Roma. E questo è quello che tutti ci auguriamo, oppure che sempre si venga a verificare un altro Roma-Juventus il prossimo campionato, magari decisivo per lo scudetto, e che come mai, hai visto mai che gli scuciamo questo tricolore che da 7 anni li tengono in monopolio. Io penso che il prossimo anno la Roma abbia, se Monchi soprattutto agisce in un certo modo e la dirigenza anche su questo mercato di estivo, abbia tutto per diventare la principale antagonista più temuta per la Juventus. Le basi ci sono, bisogna comunque farle ben crescere e portarle avanti. Questo è tutto, io vi ricordo che prossima settimana, ossia il 20 maggio, non ci sarà questo punto sulla Roma dopo Sassuolo Roma, perché il sottoscritto starà fuori Roma e quindi non potrà neanche vedere la partita, anche perché tanto ormai è ininfluente. E quindi io da adesso ringrazio voi ascoltatori per la stima e l'affetto con cui mi avete sempre seguito anche quest'anno con gli immancabili post in punti della Roma dopo le gare della Roma sia in campionato che in coppa. Vi auguro a tutti delle buonissime vacanze, ringrazio il mio carissimo amico a cui mando un grande abbraccio, Roberto De Angelis, che con questa partnership mi dà l'occasione poi di riascoltare in podcast questo intervento nei suoi vari canali radio come RDA Radio 1, Stap Radio, Radio Bomber. E ricordo poi che per chi volesse venire in via Baldo di Ubaldi 29 all'agenzia del Magalberto vi aspetto di imperdibili e ricchissimi sorprese, e soprattutto anche bonus di benvenuto veramente come mai troverete in nessun'altra parte, quindi soprattutto per chi volesse sottoscrivere un conto online, quindi accorrete che il Mago Alberto, oltre al caffè pagato, vi aspetta con grandissimi bonus, grandissime sorprese, veramente ricchissime e sfavillanti. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona settimana, una buona serata, delle buonissime vacanze. Ci risentiremo poi all'inizio della prossima stagione per il nuovo punto sulla Roma, che speriamo sia sempre più emozionante e gioioso questi post partita che verranno nella stagione successiva. E chiudo con l'immancabile, ovviamente, dai Roma dai, ciao da Alberto Fiano. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free, o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff.
tre emittenti, un denominatore comune. Professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. We'll be right back.